amici, benvenuti a questa nuova puntata di Incontri. Oggi parliamo di un argomento che sicuramente è sempre in voga, soprattutto adesso che ci stiamo accingendo ad arrivare sulle spiagge, quindi con l'arrivo dell'estate. Parliamo di dieta e parliamo del libro La dieta perfetta. Lo facciamo assieme ai nostri ospiti, benvenuti, ai nostri ospiti, quindi Salvatore Baiamonte, che assieme allo chef Joseph Puma hanno scritto il libro La dieta perfetta. Eccolo qua. Parleremo di questo libro, parleremo insomma anche di quello che c'è stato dietro per scriverlo, per realizzarlo, parleremo del contenuto di questo libro, faremo vedere anche delle slide, poi più avanti, da qualche minuto, nel quale lei, dottore, spiegherà alla gente un po' i suoi segreti contenuti in questo libro. Innanzitutto, come è nata l'idea di scrivere questo libro? Anni fa, quando io ho finito il corso di formazione in dietologia a Roma, ho fatto il master a Roma, un amico di Aragona, Salvatore Graceffa, mi ha regalato un libro, esattamente il libro di Montignac, che in Italia è pubblicato dalla Hobby & Work. E mi ha chiesto di fare una dieta in base alla teoria e ai principi di Montignac. Ebbene, dopo 4 anni io non solo gli ho fatto la dieta, ma anche pubblicato poi per la stessa casa editrice. Perché ho chi visto Montignac? Il dottor Montignac è un autorevole dietologo francese che utilizza un particolare metodo dietetico che fa uso del concetto degli indici glicemici. Ora, siccome ho visto che ha venduto nel mondo parecchi libri col suo metodo basato sugli indici glicemici. È il libro che adesso ha in mano. No, questo è quello mio, la traduzione francese del mio libro, quindi gli faccio concorrenza in Francia, questo è il discorso. Questa è l'edizione italiana. E come ho visto che ha venduto molti libri con la teoria degli indici glicemici, io spero col mio libro di vendere molti libri con la teoria classica. Infatti lui parla di indice glicemico come quel particolare fattore che è responsabile dell'ingrassamento. Infatti lui parla di particolari alimenti che, se hanno un indice glicemico molto alto, provocano un'elevata quantità di insulina, concentrazione di insulina nel sangue, che è responsabile dell'ingrassamento. Invece io non parlo questo, cioè io nego addirittura l'esistenza dell'energia, cioè l'esistenza delle chilocalorie. Invece io dico no. Dico che le chilocalorie esistono, l'energia esiste, non si può negare, e che tutto è in funzione del primo principio della termodinamica, che è il principio della conservazione dell'energia, e del secondo principio della termodinamica. Praticamente gli indici glicemici sono assorbiti nei principi della termodinamica. Abbiamo parlato quindi di... Sì, lui parla di network immunitario, cioè in questo caso, di network ormonale, esattamente l'insulina. Altri parlano anche di un particolare network e il rapporto tra insulina e glucagone, ma io ho sempre detto che all'equilibrio qualsiasi tipo di network ormonale, una volta in equilibrio in un organismo, in un corpo umano che sta bene di salute, una volta raggiunto l'equilibrio, quel particolare tipo di network che è costituito da 2, 3, 4, anche 10 ormoni, come afferma il dottor Azizi, quel particolare tipo di network, una volta equilibrati, devono sempre rispettare il primo e il secondo principio della termodinamica. Benissimo. Ora cerchiamo anche di far capire meglio alla gente che ci segue da casa, che magari avrà avuto qualche difficoltà a seguirla. Qui io leggo: la dieta perfetta, come raggiungere il proprio peso forma, ed è una cosa che assolutamente interessa, in modo semplice, gratificante e divertente, attraverso un'alimentazione fisiologicamente equilibrata e personalizzata. Lo chiedo a questo punto allo chef: ma si può dimagrire divertendosi a mangiare? Assolutamente sì. A me sinceramente è toccato il compito molto più semplice, che è quello di aver dato corpo a ciò che sono i principi fondamentali del metodo Baiamonte. In questo tenevo a precisare che non è un ricettario, ma è un semplice e onesto manuale che ci permette esattamente di poter dimagrire. Io ho riordinato esattamente secondo il metodo Baiamonte, utilizzando gli ingredienti sovrani, i condimenti sovrani che si possono seguire alla dieta, li ho racchiusi tutti in semplici ricette elaborate 19, che vanno dal pesce alla carne, la pasta,
enfatizzando un po' i prodotti stagionali e dando lustro esattamente ai metodi di cottura e, perché no, divertirsi personalizzando anche secondo propria voglia. Quindi basta con la semplice zucchina fatta, esatto, in acqua, si può anche dimagrire mangiando e divertendo. Sicuramente, sicuramente. Benissimo, quindi visto che qui ci sono già i trucchi, mi pare di aver capito, per dimagrire, ci sono della dieta, i segreti della dieta, ci sono anche delle ricette fatte apposta, posso evitare anche di andare dal dietologo? No, parecchie persone hanno bisogno dell'appoggio di un dietologo per seguire un regime dietetico, ma anche tante altre persone non ne hanno bisogno. Questo libro lo posso utilizzare sia chi ha bisogno di un dietologo, chi si rivolge a un dietologo, come un aiuto per capire i principi di base della dietetica, sia soprattutto di chi non ha bisogno di un dietologo e vuol seguire il proprio particolare regime dietetico. In questo caso basta solamente l'appoggio del proprio medico curante, che io, come ho affermato nel libro, come ho detto nel libro, ma lo dico qui pubblicamente in trasmissione, è sempre giusto rivolgersi a un proprio professionista e non seguire mai un regime dietetico da solo. Quindi chi utilizza il libro, per favore, faccia sempre riferimento anche al proprio medico curante. Questa è la seconda edizione, la prima si è esaurita in pochissimi mesi addirittura. Sì, si è esaurita subito, istantaneamente. Edito dalla Hobby and Work, una casa editrice davvero di tutto rispetto, che pubblica anche altri libri, come ad esempio quello di Carlo Lucarelli o il famoso Montaignac, di cui parlavamo poco fa. Io qui ho un libro di Paul Davis, invece, che dice come costruire una macchina ed esplorare il tempo. Ovviamente è un libro scritto in francese. Ho questo libro semplicemente perché questo è uno dei libri, uno degli autori che lei da sempre ha amato. Sì, sono cresciuto con i libri. Quando andavo al liceo, leggevo assiduamente tutti i libri di Paul Davis. E che relazione abbiamo con la dieta perfetta, quindi? Perché? Che è successo? È successo che questo è il libro Amazon. Questa è l'edizione italiana, questa è l'edizione italiana del libro La Dieta Perfetta e questa è l'edizione francese del libro La Dieta Perfetta. In Francia lo ha tradotto il professore Robert Lufti, che è uno dei più bravi, uno dei più eminenti scienziati francesi. Ebbene, Paul Davis pubblica in Francia, pubblica pure per la mia stessa casa editrice. In Canada, ho visto che in Canada la quotazione dei libri va di pari passo, cioè i libri di Paul Davis, e la vita che scrive, insomma, la vita Paul Davis è un famoso autore, è un autorevole autore che da una vita che scrive e ha libri di successo. Ebbene, questo libro, il mio libro e il suo libro vanno di pari passo. Ma lei è un po' modesto, diciamo pure che il suo libro l'ha anche superato per diversi mesi. Ci sono stati giorni che il libro è arrivato anche al primo posto, il mio libro, rispetto al libro di Paul Davis. Però parliamo sempre come libri, tutti i libri di EDP Science, non come Canada. Sì. Allora, noi poco fa parlavamo di vedere queste slide, prima di vederle, di chiederle di accomodarsi nell'altra postazione, solamente un consiglio per chi vuole creare una ricetta ancora diversa rispetto a quelle che ci sono nel quinto capitolo, perché abbiamo cinque capitoli in questo libro. Allora, in queste 19 ricette, realmente io ho messo a frutto i prodotti che rappresenta la Sicilia. La Sicilia possiamo vantare realmente di una grande tradizione culinaria. Quindi gli alimenti che noi abbiamo, che ci dà la nostra terra, sono così proprio alla portata che ognuno può divertirsi seriamente e realmente come meglio gli pare. Un consiglio che do un po' a tutti coloro che ci leggeranno, ci danno l'onore di leggerci, è quello di utilizzare delle cotture soft, perché spesso nelle cotture realmente si utilizzano alimenti che possono essere magari dietetici e nelle cotture diventano appunto bombe caloriche. Quindi al metodo di cottura. Quindi no alle fritture, no ad aggiunta di grassi, tanto più se sono grassi industriali come le margherine e così via, e sì a tutte le cotture soft come la cottura a vapore, i lessi e tutto il resto. Bene, noi ci rivediamo subito dopo, intanto prego, si può accomodare nella postazione così iniziamo con la visione di questa slide.
In questa immagine viene rappresentata la copertina della seconda edizione del libro La dieta perfetta. In quest'altra immagine viene rappresentata la copertina dell'edizione francese della traduzione del libro La dieta perfetta. Il libro è venduto tramite il portale Amazon in tutto il mondo. Per presentare il mio libro ho intenzione di incominciare mostrando ai telespettatori questa figura. In questa figura viene mostrata una tipica locomotiva.